Siamo a Roma, nella caserma Piave, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, una delle forze di polizia italiane con ordinamento militare. Nata come polizia doganale, diventa poi nel XX secolo polizia tributaria. Oggi è chiamata ad operare come polizia economico-finanziaria contro evasione, criminalità organizzata, a tutela della finanza pubblica. La Guardia di Finanza dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e Finanze. Siamo nel Museo Storico della Guardia di Finanza, che è stato costituito nel 1934 all'interno della caserma Piave. La caserma Piave, una delle più belle caserme di Roma, è dal 15 giugno 1992 sede del Comando Generale della Guardia di Finanza. La caserma è stata testimone della vita della Guardia di Finanza a Roma. Ha ospitato reparti di prestigio, quali la Legione Allievi, il primo battaglione, la scuola di applicazione di polizia tributaria, il museo storico costituito nel 1934, è stata testimone anche di avvenimenti durante l'occupazione tedesca. In particolare nel 1943 sono stati concentrati gli ebrei rastrellati nella vicina piazza Bologna. Nel marzo del successivo 1944 la caserma bombardata. Nell'occasione perirono anche molti finanzieri. Piave per tutti i finanzieri d'Italia, uomini e donne, per la sua storia, per tutti gli avvenimenti che ha vissuto in questi oltre 30 anni, rappresenta un punto importante di riferimento. Anti-Covid, con i lockdown, con le chiusure obbligate per diverse attività economiche, anche il tessuto imprenditoriale di molti territori è stato messo a dura prova, con pesanti danni economici e con rilevanti infiltrazioni criminali. Di tutto questo parliamo con il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zaffarano. Direttore, buongiorno. Buongiorno, generale. Generale, alla luce di una situazione economica fortemente condizionata dalla pandemia, in che modo è cambiato il vostro modo di esercitare i controlli? A cosa avete dato priorità? All'indomani dello scoppio della pandemia, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, abbiamo immediatamente sospeso tutti i controlli fiscali, così come normalmente li consideriamo, quindi come controlli rivolti nei confronti della generalità dei contribuenti. E questo ovviamente per venire incontro a una situazione economica che era assolutamente delicata e grave per tutti i nostri cittadini. E inedita anche. Assolutamente inedita. E questo ci ha consentito di convertire le risorse che prima destinavamo al settore dei controlli fiscali su altri versanti. Quali? Beh, sicuramente c'è stato tutto il tema del contrasto alle manovre speculative in danno dei cittadini. Si pensi soltanto ai prezzi esorbitanti con cui in una fase iniziale sono stati venduti i dispositivi di protezione individuale. Ecco, le posso chiedere proprio a questo proposito, di fatto l'emergenza sanitaria è diventata un'occasione di business per la malavita organizzata? Ma sicuramente questo è stato un tema sin da subito all'attenzione dell'autorità di governo, del Ministero dell'Interno, delle forze di polizia, della Guardia di Finanza in particolare, perché il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto dell'economia legale è un tema di grandissima delicatezza,
come a tutti noto. E ovviamente la criminalità organizzata in questo è molto brava a individuare quali sono i possibili canali attraverso cui infiltrarsi nel tessuto appunto dell'economia legale. Lo ha fatto con riferimento per esempio alla situazione di crisi di liquidità in cui versavano tantissime imprese, proponendosi con prestiti usurari per poi acquisire il controllo dell'azienda stessa. Lo ha fatto con la costituzione di nuove società gestite da prestanomi, economicamente, patrimonialmente rinforzate attraverso proventi di natura illecita. Lo fa attraverso azioni volte tanto ad intervenire, ripeto, nei confronti di quei settori imprenditoriali in crisi per effetto della pandemia, ma anche con riferimento a quei settori imprenditoriali che dalla pandemia hanno avuto invece dei vantaggi economici, quindi sono diventati ancora più forti e importanti. Si pensi soltanto al settore delle sanificazioni, al settore della pulizia, al settore degli approvvigionamenti di materiale medicale. Ecco, lì si è concentrata l'attenzione delle attività. Assolutamente sì, e infatti vi è stato un proliferare di investigazioni sul territorio nazionale con riferimento proprio al tema dell'importazione, dell'approvvigionamento, della commercializzazione dei dispositivi di produzione di protezione sanitaria, ovvero ai dispositivi sanitari che comunque sia si è reso necessario acquisire per poter far fronte appunto alla vicenda pandemica. Ecco, torniamo al tema delle infiltrazioni criminali nel tessuto aziendale di quelle imprese in difficoltà. Secondo i vostri dati, nel 2020 ci sarebbero stati circa 14.000 atti di compravendita di aziende. Ecco, quanti di questi potrebbero essere riferiti ad attività criminali, illegali? Allora, intanto le confermo il dato. Nel 2020 ci sono stati 14.000 atti di compravendita di quote societarie e per un ammontare complessivo di 22 miliardi di euro. Ovviamente una grande parte di questa sono sicuramente atti di compravendita assolutamente regolari. Però non vi è dubbio alcuno che le attività di analisi che noi stiamo svolgendo su questa massa di informazioni fa ritenere che ci possa essere stato sicuramente una percentuale di questi atti che probabilmente sono la sintomatologia più evidente, più concreta, più realistica di ciò che la criminalità organizzata ha fatto per entrare nell'economia legale acquisendo quote di società, di imprese operative. Arriveranno con il Recovery Fund ingenti risorse nel nostro paese. Ecco, quanto è fondato il rischio che anche su questi soldi le mani della criminalità si poggino, provino a intercettare questo flusso? Il rischio è concreto. Il grido d'allarme è stato lanciato da più autorità giudiziarie, ma anche dalle varie autorità di governo. E noi, devo dire, però, siamo già, come Guardia di Finanza, attrezzati, preparati. E consapevoli della minaccia. Del resto consideri che nella prima fase della pandemia, allorquando l'autorità di governo ha pensato, immaginato, concepito e dato poi attuazione a una serie di provvedimenti volti a sostenere imprese e famiglie attraverso prestiti garantiti dallo Stato, ovvero attraverso contributi a fondo perduto, beh, già in quella fase naturalmente si è presentato il problema di garantire cioè che quelle risorse fossero effettivamente destinate a coloro che ne avevano diritto. E l'attività della Guardia di Finanza si è organizzata per monitorare questi flussi finanziari che dal centro, dall'autorità di governo andavano verso le imprese, verso le famiglie, e naturalmente si sono anche in quel caso constatate delle situazioni di illiceità e talvolta di sfruttamento da parte della criminalità organizzata di queste provvidenze di carattere pubblico. Ricordo ad esempio l'operazione Abanero, che è stata svolta dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e che proprio ha dimostrato concretamente, in quel caso si trattava di società facenti capo a un gruppo di 'ndrangheta presente nel territorio lombardo, in cui sostanzialmente erano state poste in essere una serie di azioni volte ad ottenere contributi a fondo perduto da parte dello Stato, proprio per sfruttando, diciamo così, il momento della pandemia che dava luogo a queste nuove opportunità. Dico tutto questo perché? Perché ovviamente adesso il problema si presenterà in modo molto più corposo, molto più significativo, molto più importante con le provvidenze che arriveranno dall'Europa
sul nostro sistema produttivo. Ecco, cioè le fiamme gialle saranno sempre più chiamate ad operare su questo terreno. Sì, ma questo rientra... Sempre più coinvolte. Assolutamente sì, e questo rientra appieno nella missione istituzionale affidata dalla legge alla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza è un corpo di polizia economico-finanziario che è posta dalla legge a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea. Quindi l'impegno che la Guardia di Finanza dovrà produrre nei prossimi mesi, nei prossimi anni, affinché possiamo essere certi che le provvidenze comunitarie arrivino a destinazione secondo la legge, beh, questo è chiaramente un compito assolutamente centrale per la nostra istituzione. Altro terreno delicato con il Recovery Fund, con il piano di rilancio, sarà quello delle gare d'appalto. Ecco, su questo fronte come vi regolerete? Ma il Corpo ha ormai una esperienza molto consolidata nel contrastare i reati contro la pubblica amministrazione e lo fa naturalmente con una sinergia assolutamente efficace e virtuosa con le procure della Repubblica da un lato e con le procure contabili dall'altro, perché ovviamente c'è tutto il versante del danno erariale. E i nostri reparti oggi destinano una significativa quota delle proprie risorse, le risorse disponibili, le risorse umane disponibili, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, proprio su questi specifici versanti, perché far sì che le gare d'appalto che scaturiranno poi dall'impiego concreto di questi fondi siano regolarmente svolte e siano aggiudicate a coloro che effettivamente ne hanno titolo, beh, questo credo che sia un'esigenza assolutamente prioritaria per garantire la legalità in tutte le sue forme nel nostro Paese, in un momento così delicato, così importante e così epocale come quello che c'è. Ecco, in conclusione, com'è cambiata la malavita? Dalle sue parole si percepisce, i dati sono evidenti, che è una criminalità organizzata sempre più manageriale, sempre più affaristica, e meno violenta o apparentemente meno violenta sul territorio, più legata proprio alla gestione del denaro. Sì, non vi è dubbio alcuno che le consorterie criminali nel nostro paese oggi affiancano sempre di più alle tradizionali attività criminali, penso al traffico di sostanze stupefacenti, una visione e conseguentemente una serie di attività che hanno una tipica connotazione imprenditoriale. E sostanzialmente ci troviamo oggi di fronte alla figura di un manager mafioso, diciamo così, che unisce la sua capacità di prevaricare con una certa professionalità, la sua capacità di intimidazione con una sua proiezione affaristica che appunto delineano un po' questa figura del manager mafioso. Si avvalgono in genere di tutta una serie di strutture e figure che sono funzionali ovviamente a questo tipo di impostazione della propria attività, mi riferisco a qualche professionista un po' più spregiudicato, mi riferisco a qualche imprenditore che pensa di avere un tornaconto da un accordo con la consorteria criminale, a qualche pubblico funzionario corrotto. Questo diventa lo strumento attraverso il quale poi l'imprenditore mafioso si fa strada anche nell'economia legale, ripeto, attraverso forme diversificate, che possono essere l'acquisizione di un'impresa in crisi di liquidità, e allora ecco per esempio l'importanza dell'usura, fenomeno sul quale il Corpo quest'anno ha raddoppiato praticamente i propri interventi, i propri risultati rispetto a quello che era avvenuto nel 2019, oppure attraverso proprio la costituzione ex novo di nuove società che vengono ovviamente gestite da prestanomi e il cui capitale sociale viene poi rinforzato attraverso i proventi illeciti derivanti dalle attività più tradizionali che vengono posti in essere da queste. A questo proposito, un tempo la fonte di finanziamento principale era, oltre agli stupefacenti, i tabacchi. Sì. Ora qual è il nuovo terreno? Ma guardi, ce ne sono diversi. Sicuramente ci colpisce molto di recente il fatto che vi è una forte proiezione della criminalità organizzata in Campania, in Calabria e in Sicilia, questo lo abbiamo comprovato attraverso alcune indagini di ampio spessore, e nel settore del contrabbando sostanzialmente di prodotti petroliferi. Perché è un'attività dove benzina, carburanti, sono le cosiddette pompe bianche che le trova sulle autostrade o sulle nostre strade, che vendono benzina agli automobilisti a prezzi estremamente convenienti. Beh, lei consideri che sostanzialmente si tratta di benzina che viene immessa in consumo in totale evasione di IVA e di accisa, quindi chiaramente a un prezzo
fortemente competitivo rispetto a chi invece rispetta le regole, e comporta per ogni litro di prodotto venduto il 60% di guadagno all'organizzazione criminale stessa, quindi è una percentuale di guadagno altissima. Quindi questo un po' per dirle, oggi non è più soltanto il traffico di sostanze stupefacenti o altre attività criminali in senso stretto, quelle che comportano l'interesse della criminalità organizzata di tipo mafioso, ma vi sono nuove frontiere altamente remunerative da un punto di vista di redditività sostanzialmente, e dall'altro comportano un rischio penale che è molto inferiore rispetto a quello previsto per il traffico di sostanze stupefacenti. Circa 5.800 uomini e donne, 530 fra mezzi aerei e navali. Questa è la forza aeronavale della Guardia di Finanza. Siamo nel centro di aviazione a Pratica di Mare, sud di Roma, insieme con il tenente colonnello Tommaso Santillo. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto a Pratica di Mare. Colonnello, lei è anche pilota di questi velivoli? Sì, ho la fortuna di essere un pilota di aeroplano, sono un istruttore uno degli ultimi arrivati della flotta della Guardia di Finanza, e questo che abbiamo alle mie spalle è la TR-72. Con questo velivolo lei ha fatto anche viaggi di lungo raggio? Sì, questo è un mezzo aereo che viene utilizzato per l'esplorazione a lungo raggio, quindi è abituato ad operare in profondità, quindi in contesti di acque internazionali, e quindi molto spesso abbiamo fatto delle operazioni anche in teatri esteri. Cosa c'è qui a Pratica di Mare? Pratica di Mare è in buona sostanza il cuore del servizio aereo della Guardia di Finanza. Nel sedime aeroportuale coesistono le due più grandi e più importanti realtà della componente aerea. In particolare abbiamo il centro di aviazione, che è il polo logistico, amministrativo e addestrativo del servizio aereo, e il comando operativo aeronavale, che invece è l'anima operativa della componente aeronavale del corpo, in quanto si occupa del coordinamento delle operazioni aeronavali. E i vostri compiti? Volendo sintetizzare al massimo, la componente aeronavale è un po' l'espressione sul mare dei compiti istituzionali che vengono attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza, quindi svolgiamo compiti di polizia economico e finanziaria che, da un punto di vista pratico, si possono tradurre nella lotta ai traffici illeciti perpetrati via mare in violazione delle normative nazionali e internazionali ai danni della comunità europea, ovviamente degli interessi nazionali. Che genere di illeciti perseguite in mare? Beh, i principali illeciti che possiamo perseguire sono il traffico internazionale di stupefacenti, per esempio, che ci porta ad essere tra le prime forze di polizia europee in termini di sequestri e di arresti, ovviamente, e il contrabbando, che è la materia che romanticamente ci porta più al passato della Guardia di Finanza. E in ultimo, di scottante attualità, ovviamente il traffico di esseri umani con il problema dell'immigrazione clandestina. Dal 2017 la Guardia di Finanza è l'unica forza di polizia ad operare sul mare, quindi responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare. Questo è una V-139, è uno degli ultimi acquisti della flotta aerea della Guardia di Finanza, è un elicottero di nuova generazione, di nuova concezione, altamente performante ed è equipaggiato con dei sistemi di missione altamente evoluti che permettono di investigare gli obiettivi che stiamo sorvolando, permettendoci di rimanere occulti. Questo sistema di missione è composto da un radar di ricerca,
e da un elettro-ottico, ovvero un insieme di telecamere che permettono appunto di inquadrare un obiettivo e investigarlo sia di notte che di giorno, restituendo un'altissima definizione e permettendo agli operatori di carpire eventuali elementi che possano farci intuire che si sta operando o meno un traffico illecito. Qual è il rapporto tra l'elicottero e la motovedetta? Tra l'altro adesso ne stiamo per intercettare della Guardia di Finanza. La componente aeronavale lavora in grande sinergia. Questo è l'esempio, stiamo sorvolando un'unità navale che ha appena affiancato un natante per un controllo di routine. La sinergia è operata dal fatto che l'elicottero in questo caso costituisce l'occhio della motovedetta che invece opera il controllo diretto sull'obiettivo intercettato. E che genere di illeciti intercettate con l'aiuto anche delle flotte navali? Genericamente quello che fa la Guardia di Finanza, il comparto aeronavale della Guardia di Finanza, è il contrasto a ogni traffico illecito che viene perpetrato via mare. Per traffico illecito possiamo intendere qualsiasi tipo di traffico che viene operato da delle organizzazioni criminali in violazione delle normative nazionali e internazionali a tutela e protezione della legalità sia nazionale che ovviamente comunitaria, perché diciamo che la componente aeronavale è una sorta di presidio dei confini dell'Unione Europea. Ecco, poi in questo anno e mezzo di pandemia voi avete anche collaborato con la Protezione Civile, con quali risultati? I risultati sono stati ottimi, in particolare il servizio aereo ha operato numerosi trasporti di personale medico e di materiale sanitario destinati alle zone maggiormente colpite dal contagio, quindi sicuramente il Nord Italia è stata una delle nostre mete. E come componente del servizio aereo, avendo partecipato in prima persona a questo tipo di attività, le posso dire che la sensazione è stata veramente toccante e abbastanza surreale, perché si è trattato di volare in uno spazio aereo completamente vuoto. Eravamo soltanto noi e altri velivoli delle forze armate che portavamo in giro queste persone e questi materiali. Addirittura molti aeroporti hanno aperto esclusivamente al nostro traffico. Poi la componente navale ha costituito un presidio sanitario vero e proprio, specialmente nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, operando la prima frontiera all'accoglienza di queste persone, quindi cercando di contrastare una minaccia sconosciuta, totalmente sconosciuta. Ecco, lei è anche pilota, quindi ha operato anche in prima persona in molti casi. Ha un ricordo in particolare, una storia che le è rimasta un po' più nel cuore rispetto ad altre? Mi ha colpito molto l'animo dei medici che stavamo portando in queste zone, che sembravano quasi dei soldati che andavano al fronte, perché in quei momenti il rischio del contagio era veramente elevatissimo, il nemico invisibile, e quindi andavano veramente incontro all'ignoto. E siamo stati felici di aver offerto un contributo in questo senso e aver aiutato alcune realtà come quella del Nord Italia a contenere un rischio veramente grande. Ci è capitato di portare dei materiali sanitari in delle zone dove gli ospedali stavano chiudendo perché non avevano sufficienti dispositivi di protezione per accogliere i malati che veramente stavano affollando i nosocomi. Lentamente l'emergenza Covid si sta attenuando e il vostro lavoro sta cambiando ancora. Come? Di cosa vi state occupando in particolare adesso? Noi continuiamo ad operare in supporto anche di altri paesi stranieri. In ultimo abbiamo fatto una traversata che ci ha portato in India. Gli abbiamo portato dei dispositivi ovviamente sanitari per la respirazione assistita, ma oltre a dei medici erano presenti anche dei tecnici che hanno aiutato i locali ad allestire delle piattaforme di emergenza per la terapia intensiva. La Guardia di Finanza compie quest'anno 247 anni di vita
ed è sempre stato un corpo speciale preposto alla vigilanza doganale. La sua origine la troviamo nel Regno di Sardegna con la costituzione nel 1 ottobre 1774 della Legione Truppe Leggere, che oltre ad avere il compito della vigilanza doganale aveva anche il compito della difesa delle frontiere. Nel corso degli anni la Guardia di Finanza ha ottenuto una propria autonomia diversa da quella che era inizialmente, cioè dalla dipendenza della Direzione Generale delle Gabelle e Ministero delle Finanze, a organo militare autonomo con un proprio ordinamento militare che gli ha consentito di organizzarsi con il proprio comando generale, con i propri comandi di legione e con le proprie strutture sul territorio nazionale. Nel 1923, da polizia con finalità di sorveglianza doganale, la Guardia di Finanza diventa una polizia tributaria. E infatti in quell'anno che viene istituita il corpo della polizia tributaria della Guardia di Finanza, una specialità particolare la cui natura giuridica viene precisata nella legge 7 gennaio 1929, che dà poteri di indagine agli appartenenti alla Guardia di Finanza e che rimodula tutta quella che è la materia del settore delle violazioni finanziarie. Nel corso degli anni la Guardia di Finanza, parallelamente a quelli che sono stati i cambiamenti socio-economici, parallelamente a quelle che sono state la globalizzazione dei mercati, quello che è stato la transnazionalizzazione della criminalità, si è organizzata negli ultimi 20 anni per diventare una polizia economico-finanziaria. Infatti è dal 2001 che alla Guardia di Finanza, sulla base di norme specifiche, è stata attribuita la funzione di polizia a carattere generale a tutela economico-finanziaria dello Stato e dell'Unione Europea. Fondamentale nella gestione delle più importanti situazioni operative. È il punto di riferimento e di raccordo per tutte le sale operative dei reparti territoriali del Corpo. A capo del reparto operazioni c'è il generale di brigata Giuseppe Arbore. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Siamo nella centrale operativa del Comando Generale. Che lavoro si svolge qui? Beh, qui si monitora l'attività operativa di tutti i reparti della Guardia di Finanza, H24, 7 giorni su 7. E poi il luogo in cui vengono coordinate le attività operative più rilevanti in Italia e all'estero, perché dalla centrale operativa dipendono anche le nostre missioni all'estero. E poi il referente delle omologhe centrali delle altre forze di polizia, con cui noi dialoghiamo ovviamente quotidianamente. Proprio in questo momento stiamo in contatto con la Capitania di Porto, perché un nostro velivolo ha individuato un target, un barcone, e naturalmente ci stiamo coordinando con la Capitania di Porto per soccorrere i migranti. Il target sarebbe il motopeschereccio? Sì, un motopeschereccio che abbiamo individuato a circa 180 miglia a sud-est di Catania. Le condizioni di navigazione non sono buone, quindi abbiamo dichiarato un evento di soccorso e si stanno coordinando con la Capitania di Porto. Questa è una delle tante operazioni che voi svolgete quotidianamente. Naturalmente con il periodo della pandemia le vostre attività sono un po' cambiate, quindi da qui che punto di vista avete avuto? Beh, sono cambiate radicalmente le attività naturalmente. Già a febbraio dello scorso anno, quindi prima che cominciasse il lockdown, intuendo che di lì a breve ci sarebbe stata una forte richiesta di mascherine e di prodotti di protezione individuale, dispositivi di protezione individuale, abbiamo dato indicazione ai reparti di intensificare il controllo del territorio e le investigazioni in questo settore. Consideri che da febbraio dello scorso anno a maggio di quest'anno abbiamo sequestrato quasi 180 milioni di mascherine, ed erano mascherine che rappresentavano un pericolo naturalmente anche per il personale sanitario, perché molte di queste mascherine erano dichiarate mascherine chirurgiche, quindi destinate al personale sanitario, ma non avevano assolutamente il potere filtrante e quindi esponevano il nostro personale sanitario ad alto rischio. Il tempo passava e poi ci sono state altre, diciamo così, soluzioni illecite, naturalmente individuate dalla criminalità. Ad esempio riguardano i tamponi, ma poi anche i vaccini. Naturalmente dopo che si è regolarizzato l'approvvigionamento di mascherine, la nostra attenzione investigativa di monitoraggio si è rivolta verso altri dispositivi, tamponi, test speditivi e vaccini.
Questo perché naturalmente la criminalità economica, anche di tipo organizzato, ha visto subito un'opportunità di business per offrire sul mercato prodotti che sul mercato ancora non c'erano. E quindi diversi sono stati i siti che abbiamo oscurato, i prodotti che abbiamo sequestrato in questo settore. La pandemia ha portato con sé tanti problemi, fra questi anche la crisi. Crisi nelle famiglie, ma crisi anche nelle imprese, nelle aziende che avevano bisogno di denaro. E anche in questo caso la criminalità ha cercato spazi, naturalmente spazi illeciti. Di che genere? Assolutamente sì, naturalmente la pandemia ha inciso profondamente sul tessuto sociale, sul tessuto economico del nostro paese e l'ha reso più vulnerabile a chi, disponendo di grandi risorse finanziarie, voleva cogliere l'occasione per acquistare a poco prezzo imprese, ovvero ancora entrare nella compagine sociale di queste imprese, per gestirle di fatto. Naturalmente i criminali che si presentavano col volto rassicurante del socio amico, del finanziatore, ma con la finalità ben diversa di appropriarsi dell'impresa. Quindi dall'inizio noi abbiamo focalizzato tutti gli interventi investigativi su questo fronte per cercare di impedire alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico. Per esempio da febbraio dello scorso anno ad oggi abbiamo effettuato 46.000 investigazioni finanziarie, 12.500 accertamenti patrimoniali e abbiamo sequestrato beni per oltre 3 miliardi di euro proprio in questo anno, scoprendo questi tentativi della criminalità di inserirsi nel tessuto. Anche le famiglie più fragili e sempre col volto rassicurante il criminale si presentava e prestava denaro con tassi usurari anche del 6.000%, quanto è emerso a Bari ad esempio, con danni devastanti ovviamente per le famiglie. È chiaro che poi sono arrivate le risorse, gli aiuti dello Stato e qui si è aperto un altro capitolo della nostra attività. Perché anche in questo caso la criminalità organizzata ha cercato spazi. Dove li ha trovati? Li ha trovati sempre nell'ambito delle imprese, da loro comunque in qualche modo controllate, perché uno dei presupposti per ottenere determinati benefici e erogazioni a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle Entrate era il fatto di aver avuto un calo di fatturato, era uno dei presupposti. Ebbene, falsificando i bilanci, dimostravano falsamente un calo di fatturato e ottenevano indebitamente questi benefici a fondo perduto. Voi avete anche una flotta aeronavale che anche in questa fase della pandemia ha avuto tanto lavoro. Un super lavoro. Assolutamente perché? Sì, sia naturalmente continuando a controllare gli oltre 8.000 km di coste che rappresentano anche una frontiera comunitaria, ma da subito con la nostra flotta aerea e navale ci sono messi a disposizione della protezione del civile e del commissario straordinario, perché nel più dell'emergenza era necessario trasportare personale medico e materiale sanitario in tempi brevi da una parte all'altra dell'Italia e lo abbiamo fatto con 70 missioni di volo. Abbiamo trasportato per circa 550 unità di personale medico e oltre 35 tonnellate di materiale sanitario in Italia ma anche all'estero. Partecipiamo anche alle missioni internazionali Frontex. Attualmente abbiamo i nostri velivoli non solo nell'operazione Mediterraneo Centrale Temis, ma anche in Grecia e in Spagna, proprio perché è interesse dell'Unione Europea ma anche del nostro Paese partecipare a queste operazioni e quindi tutelare i nostri confini. La Guardia di Finanza, fin dalle sue origini, ha sempre assicurato la vigilanza alle frontiere, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. In tempo di guerra ha partecipato alle varie situazioni belliche che sono verificate nel corso di questi ultimi 2 secoli e mezzo, a cominciare dalla legione truppe leggere per arrivare ai moti insurrezionali di 1848-1849, ma in particolare i reparti del corpo mobilitati si sono distinti nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda la Grande Guerra, la Guardia di Finanza ha avuto un impegno di 12.000 uomini, dei 20.000 che erano in organico, subendo fra feriti e morti il 50% dei propri partecipanti. In particolare si sono distinti alcuni reparti e qui voglio citare il 7° battaglione della Guardia di Finanza nella battaglia del Sostizio, dove il 7° battaglione si coprì di gloria creando una testa di ponte nella parte destra del Piave. Questa azione fu riconosciuta con una medaglia di bronzo al valor militare alla bandiera. La Guardia di Finanza ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, unitamente anche a tutto il naviglio composto da 150 unità che furono demandate sotto il comando della Regia Marina Militare. Voglio ricordare l'episodio in occasione della liberazione della città di Milano, quando la notte del 25 aprile 1945
un reggimento di finanzieri al comando del colonnello Alfredo Malgeri intervenne regolarmente attaccando i presidi nemici e occupandoli, liberando così Milano. Reparto operativo, ma anche un servizio centrale che coordina le attività dei vari GICO, i gruppi investigativi contro la criminalità organizzata. A comandare il servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata è il generale Alessandro Barbera. Buongiorno. Buongiorno. Cos'è lo SCICO, il servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata? Lo SCICO è una struttura che fa parte integrante della componente speciale del Corpo della Guardia di Finanza, è una struttura che è stata istituita con una legge, la 203 del 1991, e ha come compiti quelli di analisi del fenomeno mafioso, di coordinamento delle varie attività di supporto tecnico-operativo dei vari GICO, dei gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata sparsi sul territorio nazionale, che sono 26. Diciamo che sostanzialmente noi ci occupiamo soprattutto di entrare in gioco, di entrare in partita nell'azione di contrasto al crimine organizzato quando il gioco si fa duro, quando sostanzialmente le indagini sono più complesse, hanno caratteri di multidistrettualità, cioè che occupano più direzioni distrettuali antimafia spazio sul territorio, oppure hanno delle connotazioni transnazionali, che chiaramente è un argomento sempre più frequente proprio perché la delicatezza di questa attività nasce anche da questa potenziale azione del crimine organizzato che non ha più confini. Avete degli strumenti specifici per fare questo genere di operazioni? Beh, innanzitutto noi siamo dotati di personale altamente qualificato, il Corpo della Guardia di Finanza è un corpo di polizia economico-finanziaria, quindi personale che ha come qualifica quella di ispettore economico-finanziario, quindi sono in grado di poter leggere bilanci, documentazione finanziaria, documentazione bancaria, commerciale. Tutto questo chiaramente integrato in un'azione che viene supportata in modo sempre più evoluto da parte dell'informatica operativa. Noi ci avvaliamo di strumenti molto importanti, uno tra tutti il sistema software Molecola, che consente sostanzialmente di fare una radiografia patrimoniale e di tutti i beni, le ricchezze dei soggetti che noi investighiamo, e sostanzialmente consente in modo rapido e efficace di poter capire se c'è una sproporzione reddituale, quindi sostanzialmente se questi redditi che di fatto vengono detenuti da questi soggetti anche in via diretta siano poi quelli che effettivamente vengono dichiarati, e quindi questo ci consente chiaramente di svelare delle ricchezze nascoste da parte del crimine organizzato. Un altro aspetto molto importante è quello legato alla cosiddetta dorsale informatica, è un altro aspetto di cui la Guardia di Finanza si è dotata da poco tempo, che consente di analizzare ogni tipo di informazione proveniente dalle banche dati, da tutte le banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza, in un modo rapido ed efficace. E la somma tra la capacità della Guardia di Finanza del settore dello SCICO e tutte queste nuove tecnologie che voi avete messo in campo, che cosa ha prodotto? Che risultati concreti ha prodotto? Ha prodotto risultati formidabili, innanzitutto nell'azione di monitoraggio e controllo, nell'azione di penetrazione, di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico del nostro paese e non solo. In questo modo, con questo tipo di attività, noi riusciamo a garantire sicuramente un sistema regolare di controllo e chiaramente di azione preventiva e poi anche repressiva di questo odioso e particolare fenomeno. Le porto un esempio. Nel periodo di pandemia, nel periodo che va da marzo a novembre del 2020, noi siamo riusciti ad acclarare, per esempio, la transazione di una serie di 14.000 quote societarie per un controvalore pari a quasi 22 miliardi di euro. Quindi ci ha fatto capire che in un periodo particolarmente critico per il nostro paese ci sono state però delle evoluzioni a carattere economico-commerciale che risultano di enorme appetibilità per il crimine organizzato, e quindi per noi le antenne si sono sicuramente elevate e siamo stati sempre pronti ad analizzare il fenomeno nella sua interezza. Dunque,
comunque con lo sviluppo della pandemia naturalmente la vostra attività di investigazione si è ricondizionata. Assolutamente, qui ci troviamo in uno dei nostri laboratori dove sono presenti i più avanzati mezzi investigativi di elevatissima tecnologia di cui noi ci avvaliamo, tra cui c'è anche il software Molecola qui dentro. Ecco, con questo apporto tecnologico noi facciamo delle incisive investigazioni sul territorio e non solo, che ci hanno consentito nel periodo di pandemia appunto di individuare le linee criminali dei sodalizi che venivano da noi investigati, che ci hanno consentito appunto di sequestrare dispositivi di protezione individuale contraffatti piuttosto che altri strumenti legati al particolare al momento di crisi. Ecco, naturalmente non soltanto la tecnologia è venuta in vostro soccorso, ma anche la vostra capacità investigativa nel mondo della criminalità organizzata in campo economico. E questo è un altro argomento fondamentale. La Guardia di Finanza nasce come polizia tributaria investigativa 100 anni fa. Noi ci portiamo dietro un know-how indiscusso su questo particolare argomento, che evolviamo sempre di più in maniera sempre più performante. La qualificazione del nostro personale è la prima dote che contraddistingue indagini di questo genere. Un esempio le posso portare di un'attività investigativa fatta recentemente dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti di un sodalizio criminale legato a cosche di 'ndrangheta operante nella regione Lombardia e quella piemontese. 10 persone sono state attinte da misure cautelari di natura personale che hanno perpetrato una serie di reati legati alla frode fiscale piuttosto che al riciclaggio, attività estorsive. Bene, consideri che il soggetto principale ha strutturato 3 di queste società che facevano parte di questo articolato sistema di frode anche per acquisire dei finanziamenti a fondo perduto riferibili all'emergenza pandemica. E adesso stanno arrivando i tanti soldi del Recovery Fund, tanto denaro che forse sta già facendo gola alla criminalità organizzata, stanno pensando già dove mettere le mani. Ma il problema per la criminalità organizzata è che ci sta pensando anche la Guardia di Finanza. Da tempo abbiamo strutturato un percorso investigativo che fa leva anche su una rete di ufficiali, di collegamento, di esperti in tutto il mondo, perché la criminalità organizzata non ha confini, abbiamo detto che è globalizzata nella sua azione. È per questo che noi abbiamo, come dire, individuato anche una rete che a livello globale ci porta a essere dotati di una serie di informazioni, di elementi atti a fare delle investigazioni sempre più efficienti in modo chirurgico, in primis per salvaguardare la libera concorrenza, gli imprenditori onesti, quelli che rispettano le regole. Le componenti aereo e navale del comparto aeronavale hanno dal punto di vista temporale due storie di origine diversa. La componente navale ha origine nel lontano 1774 nel Regno di Sardegna con i preposti marittimi che a bordo di unità, i gozzi o le scialuppe doganali svolgevano la propria attività di vigilanza doganale. Si deve arrivare a cavallo del Novecento, dopo l'Unità d'Italia, per intravedere una organizzazione ben più forte per quanto riguarda la componente navale. E questo anche a seguito della cessione da parte della Regia Marina Italiana delle proprie torpediniere alla Guardia di Finanza, che proprio in quegli anni costituì le cosiddette stazioni navigli, poi denominate stazione navale. Il personale adibito a questo tipo di servizio è sempre stato addestrato dalla Guardia di Finanza nel corso degli anni, a cominciare da Messina, poi la gloriosa Scuola Nautica di Pola in Istria e dopo la guerra l'attuale Scuola Nautica di Gaeta. La componente aerea è stata istituita invece nel 1954 con la realizzazione presso l'aeroporto di Capodichino a Napoli della prima sezione aerea della Guardia di Finanza per contrastare il traffico di contrabbando via mare. I primi velivoli usati erano degli Augusta Bell 47. Fondamentale per l'efficacia, la maggiore operatività del settore del comparto aeronavale è stata quella decisione nel 2005 di riportare tutta la
logistica riguardante i mezzi aerei e i mezzi navali in un unico comando. Non solo, ma di creare due settori, la proiezione, l'aeronavale di proiezione e l'aeronavale costiero, dotando l'aeronavale di proiezione di mezzi performanti sia aerei che navali. L'attività invece di vigilanza costiera è riservata alle stazioni navali, ai reparti operativi aeronavali che lungo le coste italiane raggiungono il numero di 15 comandi. A coronamento dell'importante attività svolta dai mezzi aerei e mezzi navali della Guardia di Finanza, l'autorità di governo nel 2017, con specifica norma, ha attribuito al Corpo la qualifica di Polizia del Mare, con l'incarico di mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico in ambiente marino. Siamo l'unica forza di polizia del mare.